Quando la passione di fare pizze diventa un'arte. A Francavilla al Mare, ristorante pizzeria Green Dragon Danino. Oltre 60 tipi di pizze, gustosi arrosticini, carni selezionate e fiumi di birra internazionale. Ampi spazi a disposizione per banchetti, cerimonie e cene d'affari. Ristorante pizzeria Green Dragon, Viale Alcione 40, lungomare di Francavilla. Aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Dal 1970 Time Rivestimenti offre con passione e professionalità finiture di interni, ristrutturazioni, adattamenti ed adeguamenti con la piena soddisfazione della clientela. Time Rivestimenti è da sempre specializzata nella fornitura di pavimenti, rivestimenti, controsoffitti e cartongesso, tendaggi, complementi d'arredo, finiture in genere e nella messa in opera dei materiali con personale altamente specializzato. Da quest'anno presentiamo anche l'outlet del pavimento, una novità unica nel settore, con vasto assortimento di pavimenti di ogni genere a prezzi di fabbrica. www.timerivestimenti.it. Ho il piacere di avere come ospite per questa puntata di Riconosciamoli il sindaco di Montesilvano, Francesco Maragno. Ciao, buonasera. Ciao. 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 Buonasera. Sigla. Sindaco, ben arrivato, come stai? Tutto bene, grazie Riccardo, buonasera a tutti i telespettatori. Senti, tu sei il sindaco della terza città più importante d'Abruzzo. Che responsabilità un sindaco della terza città più importante d'Abruzzo? Beh, le responsabilità sono tantissime. Il quotidiano che ci appassiona e ci impegna in maniera continua e non ci lascia un attimo di tregua. Il bello e il brutto di fare il sindaco, il bello di incontrare la gente, di risolvere i problemi della gente, il brutto è la grande responsabilità, soprattutto poi quando viviamo delle situazioni difficili da gestire, come quella ad esempio degli ultimi giorni con l'emergenza medio. Sì, devo dirti che Montesilvano ha fatto una trasformazione e Montesilvano da Pescara io la differenzio perché Montesilvano è più vacanza. Sembra che tu esci da Pescara, che è più città, passi quel cartello Pescara Montesilvano, vai a Montesilvano e sei in vacanza. Tra l'altro questa idea che hai avuto di chiudere l'isola pedonale, di fare questa isola pedonale sul mare d'estate, ha riscosso un successo pazzesco al punto tale che tanta gente di Pescara si trasferisce sul lungomare di Montesilvano. Quanto sei orgoglioso di questa tua iniziativa? Beh, questa è una bella iniziativa, però è giusto che spiegarla anche ai telespettatori, perché mi ero appena insediato e ho voluto da subito cercare di cambiare un pochettino le cose, cercando di migliorare la vivibilità della mia città, che è una città turistica, anzi è la città più turistica di tutto l'Abruzzo. E coincidenza ha voluto che il periodo in cui abbiamo istituito l'isola pedonale, i primi 3-4 giorni ha fatto cattivo tempo nell'estate del 2014 e io immediatamente mi sono ritrovato dietro la porta del mio ufficio circa 10 commercianti e balneatori arrabbiatissimi che inveivano contro di me e addirittura c'era qualcuno che già invocava le mie dimissioni. Ero stato eletto da appena 10 giorni e già invocavano le mie dimissioni perché l'isola pedonale non funzionava. E effettivamente non funzionava l'isola pedonale, ma non perché
c'era qualche ragione di fondo, la scelta fosse sbagliata. Non funzionava perché c'era cattivo tempo, quindi la gente non andava a prendere il gelato piuttosto che la consumazione al bar, non perché non volesse arrivarci con la macchina piuttosto che a piedi, ma non usciva proprio di casa. Però devo dire la verità, e quelle stesse persone che mi hanno criticato sono state le stesse persone che sono venute a ringraziarmi alla fine della stagione del 2014, perché molto, una bella vittoria. Una bellissima vittoria, ma anche una bella dimostrazione da parte dei commercianti e dei balneatori di onestà intellettuale, anche perché molti di loro avevano raddoppiato, se non triplicato, i fatturati. E di questi periodi riuscire ad implementare il fatturato è una cosa molto ma molto complicata. Certo. Sì, Montesilvano ha questa caratteristica di essere proprio vacanza. Io ogni tanto vengo a Montesilvano a camminare e dico: caspita, sono a 5 km da casa, però qua ci sono più turisti, c'è gente, le biciclette, cioè è proprio diversa da Pescara, pur essendo attaccata. Ma io voglio collegare a questa cosa dicendoti che proprio in questi giorni si riparla di questo progetto della Grande Pescara. E tu come ne pensi? Nel senso che ci saranno sicuramente dei vantaggi e degli svantaggi. Tu come giudichi questa proposta, questa iniziativa di unire addirittura, ho letto che c'è prima un'unione tra Pescara, Montesilvano e Spoltore e poi addirittura Chieti, cioè di fare proprio una città metropolitana grandissima. Beh, Riccardo, io sono sindaco perché l'hanno voluto i montesilvanesi con il voto del giugno 2014. E quindi loro hanno di fatto dimostrato la loro volontà, così come nel giugno del 2014 quelle stesse persone hanno evidenziato la volontà di volere la Grande Pescara. Io non posso essere contrario, posso avere delle preoccupazioni, come è giusto nutrire delle preoccupazioni, perché in Italia e probabilmente anche in Europa non si è mai fatta una fusione di comuni così grandi. Voi considerate che finora le fusioni hanno riguardato comuni di 2.000-3.000 abitanti, fusioni fatte per necessità, non per volontà, per costrizione e non per convinzione. Invece questa è una fusione che ci appassiona e che sicuramente non si potrà risolvere come qualcuno profetizza di qui ad un anno, istituendo la Grande Pescara il 1 gennaio del 2019. Bisogna essere onesti con i cittadini e dirgli, raccontar loro la verità, ossia nel breve e nel medio periodo non ci saranno grossi vantaggi, però ci saranno grandissimi svantaggi. Nel breve periodo sicuramente i costi verranno implementati e i servizi purtroppo rappresenteranno o verranno erogati con una maggiore difficoltà. Questo non significa che non si possa fare, anzi, i cittadini vogliono che si faccia e la politica si deve piegare al volere dei cittadini, però è giusto che coinvolga i cittadini in questo processo, raccontar loro la verità e non delle fantasie o della pura illusione, e dire che questo percorso dovrà essere necessariamente un po' più lungo. Il fatto che si voglia abbracciare anche Chieti può essere una scelta intelligente, benché, bisogna dirlo, la contrapposizione tra il Pescara, la Valle del Pescara e il Chietino è una contrapposizione molto netta, molto forte. Ma forse è bello anche per questo, perché dobbiamo ricordare che il bello dell'Italia è l'Italia dei comuni, l'Italia che si è formata nel Medioevo e che ha rappresentato il valore che oggi viene riconosciuto all'Italia. Che cosa sarebbe l'Italia senza i comuni della Toscana, delle Marche, dell'Umbria, dell'Emilia Romagna, ma anche dell'Abruzzo? Sono tutti comuni ricchi di storia, anche Montesilvano ha la sua storia, certo. Spoltore, Pescara. La fusione probabilmente è nelle cose, bisogna semplicemente lavorare per realizzarla e soprattutto realizzarla bene per non far pentire i cittadini. Quando ho pensato di invitarti, ho fatto così, tra me e me un discorso su chi sei come sindaco, e devo dirti che parlando con i cittadini di Montesilvano sono tutti molto contenti del tuo mandato. E so che nel 2019 ci saranno le elezioni, a meno che ci sarà questa Grande Pescara, e sei, tra l'altro, nei sondaggi, ho guardato, il sindaco che ha più, dopo tre anni, il valore aggiunto maggiore. Quanto ti fa onore questa cosa?
Più che farmi onore, mi responsabilizza ancora di più, perché... Cioè, i cittadini di Montesilvano sono contenti del proprio sindaco. Questo mi fa davvero molto piacere, anche perché oggi fare politica è molto complicato, non ci sono più gli strumenti che c'erano una volta, non ci sono più le disponibilità economiche, però sicuramente c'è la volontà di fare e di fare bene. Ma perché tu piaci alla gente? Ma forse perché sono me stesso, forse perché non sono un politico di professione, probabilmente proprio perché non sono un politico di professione non riesco a nascondere i miei sentimenti, riesco a tranquillamente a dichiarare ciò che penso senza nessuna finzione, anche perché oggi c'è bisogno della collaborazione dei cittadini se si vogliono raggiungere dei risultati, bisogna coinvolgere le associazioni, perché sono loro oggi la lunga mano delle amministrazioni che arrivano laddove le amministrazioni non riescono ad arrivare. E sotto questo punto di vista devo dire che sono un sindaco fortunato, perché a Montesilvano abbiamo tantissime associazioni, soprattutto quelle che si occupano di assistenza, di sociale, che davvero ci danno una grandissima mano e sono davvero un corollario perfetto rispetto a quelle che sono le esigenze dei cittadini. Posso dire che nonostante mille difficoltà e l'anno che sta per concludersi, questo 2017, è stato un anno per certi aspetti drammatico, non ci siamo fatti mancare nulla, la nevicata peggiore della storia della città, allagamenti continui, persino un incendio di quelli che non si ricordavano, forse non c'è mai stato in città. E poi di nuovo l'alluvione della scorsa settimana. Però nonostante questo abbiamo rinsaldato questo rapporto con i nostri cittadini, perché come si suol dire nei momenti di difficoltà vengono fuori i valori delle persone e l'attaccamento a questo territorio. Sì, Montesilvano ha questo problema dell'acqua come c'è la Pescara, ci sono delle zone purtroppo che si allagano, ma ho chiesto anche in comune a Pescara, bisognerebbe rifare da capo tutto per evitare, perché purtroppo sotto c'è l'acqua, e quindi ha detto se c'è l'acqua purtroppo c'è il mare, e di conseguenza per una questione di erosione l'acqua in certe zone quando piove tanto hai voglia di stare a dire solo i tombini, purtroppo fossero solo i tombini. Senti, devo dirti che ho visto una trasformazione della città. Devo dirti anche che quei due semafori che hai messo hanno un attimino, quei due semafori sulla nazionale, devo dirti che all'inizio è stato un po' drammatico perché tutti abbiamo preso la multa. Ecco, su questo devo dirti che è vero che adesso abbiamo imparato ad andare un po' tutti su quella corsia, però all'inizio ci sono un po' di sgomento in città, sia da Pescara che da Montesilvano. Però è stato anche divertente perché ci chiedevamo dove sono questi semafori, perché nessuno lo sapeva, questi tutor, alla fine l'abbiamo preso, quando ci è arrivata a casa la multa, io li ho presi due, ti volevo dire, adesso ho imparato. Però al di là di questo ho visto una trasformazione continua in città, vedo che sei una persona molto attenta proprio ai problemi della gente e vedo che la città è in movimento, la vedo fremere. Quanto ti impegna questo? Che cosa sono i progetti da qua al 2019 ancora in città? Quali sono i progetti per abbellire maggiormente questa città che già in questi anni già è abbellita? Beh, diciamo che ciò su cui sto puntando tantissimo è il rilancio turistico della città, perché nel momento in cui è andato in crisi il settore dell'edilizia è andato in crisi l'economia di questa città, perché viveva di edilizia. E ripensare un altro modello laddove non ci sono industrie, non c'è artigianato, ed è estremamente complicato, e soprattutto farlo nel breve periodo è praticamente impossibile. Abbiamo voluto esaltare la vocazione turistica di questa città, siamo riusciti a vederci riconoscere la bandiera verde per le spiagge a misura di bambino, non solo, ma abbiamo istituzionalizzato la consegna delle bandiere verdi per tutte le località italiane proprio a Montesilvano. Siamo stati la prima città costiera a realizzare il tratto di pista ciclabile, la cosiddetta bike to coast, che collegherà il Molise con le Marche, proprio perché crediamo che il turista debba essere coccolato.
E anche in questo si va a inserire l'isola pedonale e soprattutto gli spettacoli dell'estate montesilvanese che coinvolgono grandi e piccini. Molti ci hanno criticati perché non organizziamo spettacoli con cantanti o artisti famosi a livello internazionale, è vero, ma ne potremmo organizzare uno, forse anche due di spettacoli. Abbiamo preferito invece organizzare ogni sera spettacoli per adulti, per bambini e soprattutto per le famiglie, perché il nostro è un turismo familiare. Questo ci stiamo impegnando anche nel rilancio di Montesilvano Colle per restituirgli la sua vocazione naturale, tant'è che si sta connaturando per l'offerta enogastronomica di qualità. Abbiamo ristoranti che ormai ci invidiano, così come la cosa che più mi fa piacere quando incontro amici pescaresi e sentirmi dire ieri sono stato a Montesilvano oppure ci andrò domani o dopodomani a farmi la passeggiata sul lungomare piuttosto che in quello o in quell'altro ristorante. Fino a qualche anno fa succedeva l'esatto contrario, avevamo un flusso da Montesilvano verso Pescara. Queste sono piccole cose che potrebbero non significare nulla al cittadino disattento, però in realtà contengono delle valutazioni oggettive, ossia il fatto che Montesilvano comincia ad essere gradevole e gradita a tutti quanti gli avventori, siano essi cittadini, siano essi turisti. Questo format prevede a questo punto anche uno stacco pubblicitario. Pubblicità. Quando la passione di fare pizze diventa un'arte. A Francavilla al Mare, ristorante pizzeria Green Dragon Danino. Oltre 60 tipi di pizze, gustosi arrosticini, carni selezionate e fiumi di birra internazionale. Ampi spazi a disposizione per banchetti, cerimonie e cene d'affari. Ristorante pizzeria Green Dragon, Viale Alcione 40, lungomare di Francavilla. Aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Dal 1970 Time Rivestimenti offre con passione e professionalità finiture di interni, ristrutturazioni, adattamenti ed adeguamenti con la piena soddisfazione della clientela. Time Rivestimenti è da sempre specializzata nella fornitura di pavimenti, rivestimenti, controsoffitti e cartongesso, tendaggi, complementi d'arredo, finiture in genere e nella messa in opera dei materiali con personale altamente specializzato. Da quest'anno presentiamo anche l'outlet del pavimento, una novità unica nel settore, con vasto assortimento di pavimenti di ogni genere a prezzi di fabbrica. www.timerivestimenti.it. Rientriamo dalla pubblicità con il sindaco di Montesilvano, Francesco Maragno. Francesco, parliamo un po' di te. Possiamo dire ai nostri telespettatori quando ci siamo conosciuti giocando a pallacanestro contro, e devo dire che tu eri un grande giocatore che ci hai fatto penare. Continui la tua attività sportiva o hai un po' rallentato visto gli impegni che hai? Purtroppo non posso più alimentare le vecchie passioni, sia per un discorso anagrafico sia per un discorso purtroppo fisico. Ricordo davvero con tanto piacere i bei tempi in cui ci incontravamo e ci scontravamo sui campi di basket. Noi giochiamo ancora comunque, con il mio gruppo di amici, giochiamo sempre tutti i mercoledì sera
al palazzetto, perché noi continuiamo, siamo ormai, rotoliamo, però insomma la... Però, anzi, ti invito qualche volta, so che hai due bellissimi bambini e una moglie, se ti lascia tua moglie dai tuoi impegni almeno una volta alla settimana potresti venire a darci lezione di basket, perché tu sei stato un grande giocatore, diciamolo, perché è vero, io che ti ho avuto come avversario lo posso dire. Riccardo, ci vado volentieri, anche perché ho saputo che diciamo così, l'appuntamento in palestra è il giustificativo della cena che segue dopo. Assolutamente sì. Sì. Con gli arrosticini dopo. Vabbè, ci appesantiremo un attimo, però lo faremo molto volentieri. Senti, tu hai due bellissimi bambini, una moglie. Io ti vedo ogni tanto in giro, un po' per Montesilvano, un po' per Pescara. Sei proprio un bravo papà. Ti vedo proprio con tua moglie, con questa faccia serena che vai in giro. Ci provo. Quanto è importante la famiglia per te? La famiglia per me è tutto, grazie a Dio. Ma si vede, eh? Posso contare sull'apporto di una persona straordinaria che è mia moglie, perché altrimenti non potrei svolgere questo ruolo, avendo anche due bambini piccoli che comunque ti impegnano, hanno bisogno dei loro tempi e delle loro attenzioni. Di cui uno gioca a basket. Giustamente il piccolo Raffaele gioca a basket a 6 anni e promette bene, promette davvero, davvero bene. L'importante comunque non sono i risultati, l'importante è che si faccia sana attività sportiva e che ci si diverta a fare sport. Sai che lo sport è la base che un po' ci unisce, perché chi fa sport poi da bambino, secondo me, cresce con quell'animo e con quella fratellanza anche diversa. Io invito sempre tutti a fare sport, perché lo sport, infatti, quando io arrivai a Pescara, la prima cosa che mi informai, non conoscendo nessuno, c'è qualcuno che gioca a pallacanestro, qualcuno che gioca a calcio, perché chiaramente è il veicolo che ti fa entrare proprio nella società. È verissimo, anche perché lo sport, così come la musica, rappresentano un linguaggio universale, sono uguali in qualunque parte del mondo e sono quei luoghi comuni che ti consentono anche di stringere belle amicizie, come ad esempio è nata la nostra, e crearsi anche delle opportunità. Quindi è giusto, e io invito sempre tutti a fare una sana attività sportiva, ovviamente compatibilmente anche con l'età. Quello che facevamo fino a una decina d'anni fa, purtroppo, ce lo raccontavamo prima, non lo possiamo ripetere. Non possiamo ripetere. Ci dobbiamo un pochettino adeguare ai tempi. Va bene. Beh, senti, ti volevo fare altre delle domande per quanto riguarda il collegamento tra Montesilvano e Pescara. La filovia. Ho visto che i lavori ormai sono finiti. Quando pensi che si avrà il via a questo mezzo che collegherà Montesilvano e Pescara in maniera più facile, a questo punto, per i pedoni? Beh, io diciamo così, immagino che possa essere messa in funzione già nella prossima primavera, benché non sia un lavoro commissionato dal comune di Montesilvano, ma che ovviamente attraverserà l'intero territorio di Montesilvano e potrà rappresentare una valida alternativa a quello che è il trasporto ordinario. Anche perché ritengo che per una maggiore vivibilità dei nostri territori, intesi proprio come macro area, il trasporto alternativo sia fondamentale, così come anche il trasporto sostenibile. Mi riferisco a quelli che sono i normali trasferimenti che tanti cittadini fanno in bicicletta da casa verso il posto di lavoro. Abbiamo la fortuna di vivere, o meglio, la stragrande maggioranza, perché io sono la classica eccezione che conferma la regola, perché abito in collina. Abbiamo la fortuna di vivere su un territorio pianeggiante, e quindi anche il tempo dalle nostre parti è molto clemente, salvo rare occasioni. Quindi dobbiamo incentivare questo. E noi stiamo mettendo a punto anche un'implementazione delle reti ciclabili, anche perché il nostro obiettivo, vista la qualità delle nostre acque a seguito anche di una serie di interventi che abbiamo fatto sul fiume Saline, ci dà la possibilità di ambire alla bandiera blu. Io la prossima settimana incontrerò il presidente della federazione che si occupa di questi riconoscimenti per cominciare a lavorare subito a questo riconoscimento estremamente ambizioso, però ritengo estremamente meritato per i montesilvanesi e per le sue imprese. Perché Saline generalmente
è un po' inquinato come fiume. Ma tutti, senso, i fiumi italiani patiscono i fenomeni dell'inquinamento. Quello del fiume Saline era condizionato dalla presenza di una discarica che rilasciava materiale inquinante, ma che grazie a Dio abbiamo messo in sicurezza, e nelle prossime settimane, nei prossimi mesi ci sarà la definitiva messa in sicurezza, quindi senza più correre il rischio che fattori inquinanti possano finire in mare. Da 4 anni abbiamo delle acque eccellenti che sono state certificate. L'ultimo anno soltanto 4 comuni in Abruzzo hanno avuto le acque eccellenti, Fossacesia, Tortoreto, San Salvo e appunto Montesilvano, e vogliamo lavorare per creare questo bel biglietto da visita. Vogliamo che la bandiera blu possa diventare la vetrina per Montesilvano e per le sue bellezze. Sì, devo dirti che io ogni tanto vengo a Montesilvano in estate, effettivamente ho constatato anch'io che l'acqua è più pulita di Pescara, e questo è un dato di fatto, perché infatti l'anno scorso tanta gente di Pescara si è spostata a Montesilvano per i problemi che c'era stato dell'inquinamento del fiume Pescara, e siamo spostati su Montesilvano. Qual è il tuo progetto su Montesilvano? Ad esempio, ho visto che sulla riviera c'è la colonia, quella costruzione bianca, la colonia. Ecco, lì che progetto c'è? Allora, purtroppo devo dire che la Stella Maris non è di proprietà del comune, ma incide sul territorio del comune di Montesilvano. Io la chiamo colonia perché è un'ex colonia estiva sorta durante il periodo fascista. Noi abbiamo elaborato un progetto ambizioso, bellissimo, in collaborazione con l'Accademia delle Belle Arti di Roma e con la condivisione del Ministero del MIUR, dell'Università e della Ricerca, perché volevamo attivare all'interno di Stella Maris corsi di specializzazione post laurea, vale a dire master di specializzazione di secondo livello e dottorati di ricerca per tutte le Accademie delle Belle Arti d'Italia. Era un progetto estremamente ambizioso, che è ancora in piedi, che si è scontrato però purtroppo con una volontà superficiale e aggiungerei miope della provincia di attivare i lavori di ristrutturazione per un dormitorio. Io ritengo che chi fa politica debba seminare per poter raccogliere, e debba essere necessariamente ambizioso e soprattutto fare gli interessi del proprio territorio. Io continuerò a lavorare e a lottare affinché la Stella Maris diventi un contenitore culturale, il contenitore culturale più bello di tutto l'Adriatico, e che ci possa essere invidiato in tutta Italia, affinché lì si possa fare formazione di qualità e si possa parlare di Montesilvano come un punto di eccellenza nel panorama accademico italiano. Non sapevo che c'era un progetto di fare un dormitorio. Purtroppo sì, e questo è il progetto molto particolare come cosa, perché anche a Milano ci sono i dormitori, però sono in periferia della città, sicuramente non sono il biglietto a visita della città i dormitori. Questa è una cosa che non sapevo. Tu sai che noi non prepariamo nessuna domanda, e io te le faccio per come vengono. E chiaramente, come le fai, perché questo è il sentito da parte del cittadino. Anche perché la costruzione è meravigliosa. È bellissima, è pregevole. Abbiamo avuto delegazioni internazionali che sono venute a Montesilvano. Ci sono venuti cinesi, ci sono venuti tedeschi, ci sono venuti inglesi, ci sono venuti iraniani, e tutti hanno esaltato questa costruzione direttamente sul mare. Chi non l'ha apprezzata, non è stato in grado di apprezzarla e di rilanciarla, sono stati proprio gli abruzzesi o gli amministratori del passato che ne hanno lasciato all'abbandono. Io voglio portare avanti questo progetto e lo farò fino alla fine del mio mandato, cercando di convincere il Presidente della Provincia che l'unico progetto sostenibile è un progetto che spinge sull'acceleratore della ricerca e della formazione. Tutti sanno, o perlomeno tutti coloro che sono entrati all'interno di un'università e che hanno visto come si vive all'interno dell'università e quella che è la ricchezza e il benessere che l'università porta, quanto sia importante avere un polo culturale sul proprio territorio. Io sono una persona molto coriacea,
che quando è convinta della bontà delle sue idee va fino in fondo. Io andrò fino in fondo, a rischio anche di dover litigare con qualche mio collega, però ritengo che Montesilvano oggi non ha bisogno di dormitori, ma Montesilvano ha bisogno di elementi che le facciano speccare il volo. Ma guarda, mi trovi d'accordo, perché cioè, trasformare una cosa del genere in un dormitorio, credo che non abbia, anzi mi appello anch'io al Presidente della Provincia. I dormitori sono una cosa importantissima, Presidente, però magari li mettiamo in periferia, la stella, cioè davanti, fronte mare, una costruzione così bella, magari per la ricerca o quantomeno per fare più bella la città, perché un dormitorio, insomma, mi sembra un'idea così esaltante come vetrina, proprio perché proprio davanti. Tra l'altro chiunque, chi passa da Montesilvano è la cosa che vede, perché è una costruzione veramente, ma veramente bella, proprio dà proprio quel senso di, anche di retro, ma bianca, bella, è una cosa, ma vabbè, molto particolare. Senti Francesco, due o tre domande tra le più facili. Che cos'è l'amicizia per te? Quanti amici hai? Amici veri sono pochi, e credo che ciascuno di noi gli amici veri li possa contare sulle punte, sulle punte delle dita di una mano. L'amicizia è un sentimento fondamentale, e vecchio detto, chi trova un amico trova un tesoro, è verissimo. Amicizia e famiglia è quanto di più caro ci possa essere. Io ho amici d'infanzia che rappresentano ancora oggi dei punti fermi nella mia formazione individuale e in quelli che sono i miei rapporti individuali. Però posso dire una cosa, io che non sono abruzzese, sono stato adottato dall'Abruzzo e devo dire è una terra di grandissimi valori, di grandissime personalità. Io sono originario di Matera, sono un lucano trapiantato in Abruzzo per amore, perché ho conosciuto mia moglie in Abruzzo e credo che una delle cose più difficili sia sradicare un abruzzese dal proprio territorio. Sono d'accordo. Però ho imparato ad amare questa terra, e probabilmente io amo questa terra più di quanto la amino gli stessi abruzzesi, anche perché rispetto a loro che qui ci sono nati, io ho una visione un pochettino più distaccata e più critica, e riesco ad apprezzare il valore anche delle piccole cose, quelle piccole cose che molti danno per scontato. Io non sono abruzzese come te, amo questa terra come te, mi sento abruzzese anche se non ci sono nato e non sono neanche da tantissimi anni qua, ma devo dirti che questa è una terra che si fa amare, come si fanno amare le persone che io adoro, perché io gli abruzzesi veramente li adoro tutti, proprio perché al di là che mia nonna era aquilana, io mi sento proprio, quando sono arrivato qua ho detto io questa è la terra che ho scelto per viverci, sai, sono veramente innamorato di questo di questi posti, sono d'accordo con te che anch'io vedo a volte con occhio critico delle cose, perché arrivando a una grande città come Milano vedo delle cose che si potrebbero fare, ma vedo che qua a volte un po' la burocrazia, un po' una visione non totalmente aperta dà un po' di difficoltà in questo. Però io sono contento che ci sono persone come te e come me, ma soprattutto come te che hai la possibilità di farlo, io no, che hai la possibilità veramente di fare grande e più bella questa città, perché Montesilvano, devo dirti, ha fatto un cambio, io te lo riconosco, ma non te lo dico perché ci conosciamo perché siamo amici, te lo riconosco perché è vero, te lo riconosco, e gli abitanti di Montesilvano sono molto contenti di te, e io ne vado fiero di essere un tuo amico, ma soprattutto la bellezza di questa città, che è veramente meravigliosa. Arrivando dall'autostrada tu vedi questa città che si affaccia sul mare, che veramente non ha uguali. Io ti ringrazio di essere venuto, sono molto orgoglioso che tu sia venuto in questa trasmissione. Grazie dell'invito, Riccardo. E spero di rivederti sui campi di pallacanestro, perché ogni tanto è una promessa. È una promessa, ogni tanto ci vediamo in giro. Volentieri. Ogni tanto tua moglie e i tuoi bambini. Grazie. E ci vediamo presto. Grazie, buonasera a tutti. Questa puntata di Riconosciamone è terminata. Arrivederci, vediamo alla prossima puntata. Arrivederci.
Quando la passione di fare pizze diventa un'arte. A Francavilla al Mare, ristorante pizzeria Green Dragon Danino. Oltre 60 tipi di pizze, gustosi arrosticini, carni selezionate e fiumi di birra internazionale. Ampi spazi a disposizione per banchetti, cerimonie e cene d'affari. Ristorante pizzeria Green Dragon, Viale Alcione 40, lungomare di Francavilla. Aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Dal 1970 Time Rivestimenti offre con passione e professionalità finiture di interni, ristrutturazioni, adattamenti ed adeguamenti con la piena soddisfazione della clientela. Time Rivestimenti è da sempre specializzata nella fornitura di pavimenti, rivestimenti, controsoffitti e cartongesso, tendaggi, complementi d'arredo, finiture in genere e nella messa in opera dei materiali con personale altamente specializzato. Da quest'anno presentiamo anche l'outlet del pavimento, una novità unica nel settore, con vasto assortimento di pavimenti di ogni genere a prezzi di fabbrica. www.timerivestimenti.it